Si sta per chiudere marzo, mese della prevenzione al tumore al seno. Un mese trascorso a formare, informare e confrontarsi su come convivere con le varie fasi prima, durante e dopo la malattia. Va in questa direzione l'impegno trentennale dell'associazione pesarese Noi come Prima che lunedì archivierà marzo con una rassegna di film dedicati ospitati dal Cinema Solaris che corrono di pari passo ad azioni concrete di prevenzione sostenute da parte del Consiglio regionale che si concretizzeranno nel mese di aprile. Mi fa piacere valorizzare questa... Piccola ma preziosissima iniziativa dell'Associazione Noi Come Prima e del Cinema Solaris perché è un'occasione in più per far conoscere la loro attività ma anche per far capire quanto è importante prevenire. Da parte mia, da due anni a questa parte, ho presentato in Consiglio Regionale numerosi atti e finalmente siamo arrivati al punto in cui dovrebbe riprendere lo screening senologico gratuito per tutte le donne dai 45 anni ai 74 anni. Voglio ricordare che le chiamate erano ancora ferme, bloccate dal 2019 ed è stato necessario. Insistere parecchio in Consiglio regionale abbiamo poi approvato all'unanimità un atto che prevede l'estensione della fascia di età di donne che ha diritto gratuitamente alla chiamata del Servizio Sanitario Pubblico per la mammografia. Secondo ciò che abbiamo approvato in Consiglio si deve partire dai 40 anni di età. E dopo diverse richieste mi è stato comunque garantito che si partirà solo per adesso dai 45 anni, ma le chiamate dovrebbero iniziare dal primo di aprile. Spero che questa volta la promessa sia mantenuta. Ad aprile saranno chiamate per il test tutte le donne della Regione Marche, dai 45 anni ai 70, e poi da settembre in poi dai 70 ai 74 anni. Noi ci siamo impegnati tantissimo in Consiglio regionale, con atti approvati all'unanimità e ora spero che la Regione dia seguito a quanto disposto. Per ora invito tutti a partecipare a questa serata di campagna, di promozione lunedì sera al Cinema Solaris a Pesaro con un film molto toccante che ha come protagonista Penelope Cruz. Proprio una donna che in questo film rappresenta una delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle cosa significa un tumore alla mammella, ma sarà anche l'occasione per una piccola raccolta fondi con la vendita di oggetti, borse e magliette realizzati da noi come prima. Un'associazione che nasce oltre 30 anni fa da un appunto che ha subito, ha avuto il tumore al seno e si era ritrovata da sola e poi ha detto non c'è nessuno che segue queste persone una volta uscite dalle terapie o anche fuori per spiegare, per dare un sostegno morale e lei aveva pensato da quella volta appunto di formare questa associazione. Noi ci incontriamo spesso il mercoledì, abbiamo la nostra sede a Soria e facciamo tante attività tra cui anche solamente parlare, accogliere le nuove arrivate e condividere le nostre storie perché tutti abbiamo avuto la nostra storia di tumore al seno tutte diverse, ma alla fine ci ritroviamo tutte insieme nel in in condividere gli stessi passaggi della malattia e quindi ci capiamo anche, anche solo con lo sguardo alle volte, senza parlare. Poi fra le varie attività, quest'anno abbiamo un'associata un che è un amante dei cinema, e ha visto tantissimi film, ha scelto tre film insieme al Cinema Solaris che ci ha ospitato ed è stato veramente molto gentile. Abbiamo fatto una rassegna di tre film, tra cui lunedì prossimo, il 27, ci sarà l'ultimo film in rassegna.